questa sera che verrà intervistato da David Letterman, signori, è Mike. Buongiorno. Dov'è Mike? Potenti mezzi di Sky. Ecco, guardate i potenti mezzi che stiamo creando. È già seduto. Ma come già seduto? Dai Mike, dai. Ladies and gentlemen, ora da questo momento io sarò Letterman Show e ora ti presento. Allora attenzione, eccomi qua. A wonderful you stay, God doesn't want to get the hunches all the way to be there. I don't understand what you're saying. E vuole say, fai finta una volta nella vita di capire qualcosa che io sei. What do you say? What do you say? In diretta tu entri così, c'è Mike, buongiorno. Ma che lingua stai parlando? What you do again? It's in a what kind Letterman? Of language do you want to drink anything? Yes, I would like to drink some. Ho preso tanto freddo lassù, tanto freddo. Tremo ancora dentro. Yes, of course. Now, guarda, Mr. Paul Schaffer. Ma Paul Schaffer, se dico Mr. Paul Schaffer, fai uno stacco. Stop! Stop the stack. When I say stack, you stack. Stack. Okay. Stack. Stop. Okay. Perfect. One of those guys now be soon in Eddie. You're gonna win it. Finally, this is win again. When? When the funny gets the win again? When it's anyone win a buy? And this is gonna matter you want. Is it again? One. Three. In two. In one volt. Hold it. The punt. Ladies and gentlemen, now, adesso spingo il tasto per la traduzione simultanea dall'inglese all'italiano. Hand words can the world can. Parliamo di Mike, buongiorno. Wikipedia, Mike, buongiorno. Allora, 1924, nasce a New York Michael Nicholas Salvatore, buongiorno, è di origini siciliane, l'unico presentatore di origini siciliane con più nomi propri di Michael Nicholas Salvatore, buongiorno, è Raimondo Vittorio Giuseppe Pippo Baudo, purtroppo tabacco. Giovanissimo, Mike, buongiorno, conduce il quadrato della fortuna, a quei tempi la ruota non era stata ancora inventata. Spiritoso. Abbia un po' di rispetto per l'età. Anni 30, Mike si trasferisce a Torino, città della madre, dove con grande impegno consegue il diploma di liceo classico. Pippo Baudo dichiara: complimenti, io so cosa significa studiare, visto che io ho conseguito la laurea in giurisprudenza. 1963 e 1997 Mike Buongiorno presenta ben 11 edizioni del Festival di Sanremo ed è quasi un record assoluto, una sola persona ne ha presentati di più. Fammi vedere chi è, aspetta che non c'è scritto, ah eccolo qua, Pippo Baudo. 2009, Mike Buongiorno incontra Pippo Baudo e gli dice: senti Pippo, ho tre parolacce, quale vuoi, la 1, la 2 o la 3? Quale ha scelto? What? Quale ha scelto? La 1, la 2 o la 3? I don't know. You don't know. Dovresti saperlo tu. Che parolaccia diresti a Pippo Baudo, così in amicizia? Vediamo se si sbilancia con noi, Mike. Sarà lunga questa intervista. Interview. È difficile, sai. Sono talmente tante le parole che si potrebbero... Che vorresti dire a Pippo, che è veramente difficile. Però ti faccio delle domande, purtroppo i problemi di vista... In English, please, I don't understand. Allora, Mike, buongiorno, domanda. In English, no, I don't understand. Non capisce nada, nobody. Mike, buongiorno, lei è stato oggetto di studio, oggetto di tesi di laurea e oggetto di ricerche addirittura a universitarie, amici ascoltatori. Come mai nessuno è riuscito ancora a trovare la formula segreta della piega dei suoi capelli? Ma sono miei, naturali. Siamo sicuri? Come no? Io ti conosco, ti ho visto, pensate, l'ho visto anche spettinato qualche volta. Ti ricordi quando ti toglievi il casco? Quando facevamo quella scena sulla spiaggia, ostia. Certo. Allora, attenzione, lascia o raddoppia, bis, bravo, bravissimo, flash, super flash. Ma i titoli dei tuoi programmi li sceglieva Daniela? Questa è una domanda personale, può sembrare un po' forte, ma gliela devo fare. Stiamo attenti qua. No, una domanda personale. Quando la signora Longari
Ai, 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 stiamo prendendo una brutta strada. Questa, se ne, guarda, signor Mike, la signora mia... Longari è legata a una cosa particolare. Quando lei è caduta... Dove è caduta? Dillo, abbi il coraggio delle tue azioni. Quando lei è caduta... Le ha fatto male? Senti, storia della televisione, ma è vero che il nome del maestro Turchetti era davvero Fiato alle trombe? Fiato alle trombe. Chi l'ha inventata questa Fiato alle trombe? No, dunque, tu sai che fra un blocco e l'altro ci sono sempre degli stacchi musicali. Sì? E noi avevamo come stacco musicale un gruppo di trombe che suonavano. E allora io dicevo Fiato alle trombe Turchetti per fargli capire che doveva far partire lo spot, eccetera. E quindi partiva. Soltanto che la gente, e così è fatta la televisione, sai così. Che si sono convinti che il suo nome di battesimo era Fiato alle trombe. Ma veramente? Non conto balle. Ma come si fa? Arrivavano centinaia di lettere, dottor Fiato alle trombe Turchetti. Ma ti immagini il giorno del battesimo, io ti battezzo.